Buongiorno, stiamo per entrare in un laboratorio particolare dove si lavora un materiale insolito, inedito, che si collega al discorso della salvezza dell'ambiente, la salvezza del pianeta, l'ecologia e il riciclo soprattutto. Se voi vi inoltrate in questo spazio operativo, noi due, io sono Vincenzo Greco e Paolo Massa, buongiorno. Buongiorno. Siamo gli ideatori di questa tecnica che è improntata solo ed esclusivamente sulla lavorazione di questo materiale da riciclo al 100%. Stiamo parlando infatti di un materiale che prevalentemente viene accantonato, viene sottovalutato, non ha niente di nobile, ma lavorato si nobilita. Adesso questa mattina non parleremo delle opere, ma parleremo del materiale e degli aspetti tecnici di questa lavorazione. Come potete vedere, stiamo parlando di gomme. E che tipo di gomme? Gomme di carrozzella e bicicletta, cioè copertoni e camere d'aria, che vengono recuperati. Qui, come potete vedere, ci sono delle dimostrazioni di questi copertoni, multicolori, multiformi, dove il ricamo, la tipologia, la qualità del copertone, vecchio sempre, come abbiamo detto prima, viene riqualificata attraverso una lavorazione. Adesso si parte, dobbiamo andare un po' per passaggi, si parte da un copertone integro, diciamo, ma sempre vecchio, e si procede ad una smembratura, cioè si priva il copertone come prima operazione delle due anime laterali, che sono queste qua, e si ottiene la parte che impropriamente edula, non è commestibile, ma quella, diciamo, da usare, no? Per poi fare le opere, che è più morbida. Con semplici attrezzi come forbici, taglierini, possiamo appunto riqualificare questo materiale e creare delle opere. Questa è la parte, diciamo, che si può lavorare, perché è molto gestibile da un punto di vista della preparazione delle opere. Come potete notare, il nero è quello prevalente, giusto Paolo? È quello che diciamo abbiamo usato all'inizio. Poi dopo ci siamo diciamo inoltrati in una ricerca, si può dire, molto più approfondita, che è la scoperta del colore. Noi abbiamo in commercio anche dei copertoni colorati, come potete vedere da questo copertone per biciclette per professionisti, oppure quest'altro qua, che hanno delle coloriture. Questo qui addirittura, questo latte detratto da una mountain bike che si vedono per strada giornalmente, e il frasario che è uscito fuori, l'operatrice prima ha inquadrato, è che praticamente questi materiali di gomma si possono assolutamente trattare per poi fare le opere, con varie, diciamo, interventi, tipo la sfilettatura, la squamatura, si presta la gomma a queste operazioni, la scuoiatura, la smembratura, sfilacciatura, risfilettatura, grattugiatura e poi altre sottospecie di operazioni come la spizzicatura, scoloritura, scorticatura e spellatura, scomposizione, sfrangettatura, sbrindellatura, assottigliatura, sminuzzatura e sbriciolatura. Cioè sono terminologie che sono uscite in relazione poi alla preparazione del materiale che viene applicato poi per le opere. Questo incontro di questa mattina ha
ha e vuole essere un incontro assolutamente didattico, cioè quello che stiamo facendo vedere è rivolto principalmente alle scuole, giusto Paolo, alle scuole, specialmente i piccolissimi che dovrebbero abituarsi e dovrebbero avere una familiarità fin da piccoli per manipolare questo materiale da riciclo e quindi dare un aiuto futuro per il nostro pianeta. Inoltre c'è una proposta anche a livello ministeriale di poter assolutamente inserire nei programmi assolutamente ufficiali una disciplina come quella che stiamo descrivendo adesso, cioè inserirla come materia obbligatoria, se i nostri diciamo strateghi della, dell'istruzione pubblica ci rifletterebbero un attimo, sarebbe un beneficio notevole sotto tutti gli aspetti, salvaguardia, rispetto per l'ambiente, l'ecologia, tutte queste tematiche che sono di un'attualità sconvolgente e si allineano perfettamente con le direttive europee che sono le ultime che conosciamo, rispetto per l'ambiente e inclusione. Tutta questa, chiamiamola avventura, ma non avventura relativamente, questa operazione e quest'idea, questo sviluppo di questo materiale è nato in primis da una input particolare che si è manifestato in una carrozzina, la rosella di Paolo, che ci ha suggeriti che si poteva riconvertire un materiale tratto dalla carrozzina come il copertone in un'opera d'arte. Adesso facciamo vedere anche un campionario di gomme tratte da sempre dal copertone di piccoli spezzoncini che sono policromi, come potete vedere, cioè, questa gomma è importante perché si può lavorare sia il nero che è quello più usato, ma anche presenta delle coloriture come abbiamo fatto vedere prima, ad esempio questa sezionatura di questa gomma, guardate che meraviglia, sezionata con un taglierino, all'interno presenta una filettatura gialla, questa è una filettatura verde e così via. Cioè trarre questo colore dal copertone che apparentemente è solo nero è un beneficio enorme sotto l'aspetto della realizzazione delle opere e quindi quello estetico. Come dicevamo prima, questi campioncini sono tratti dal copertone. Come potete vedere c'è il classico, che è una mountain bike nera, dentro e fuori, che poi presenta vari ricami e varie caratteristiche che si applicheranno poi secondo la progettualità dell'opera che si andrà a decidere. Poi abbiamo questo copertone da competizione, cosiddetto copertoncino, che è usato dai ciclisti professionisti e presenta due coloriture, guardate che meraviglia, dentro il senape, fuori questo rosso con effetti vinaccia. Addirittura questo copertone qui smembrato nelle due stratificazioni, perché i copertoni hanno anche delle stratificazioni, abbiamo il blu all'interno e all'esterno il nero. Qui c'è invece un esempio di raspatura dell'interno di questo copertone per mountain bike che ci dà addirittura il verde. E poi quella lì che abbiamo già visto, color latte. Questo invece è un copertone per bambini, cioè una mini mountain bike. Guardate che meraviglia questo colore, perché noi attingiamo, dobbiamo dire anche questo, che noi attingiamo da tutti i tipi di copertoni, questo è importante. Cioè dalla bicicletta del bambino, 2-3 anni fino al vecchietto che va sulla bici di ultra ottantenne, quindi sono tutti importanti e tutti
impiegati per la realizzazione delle opere. Naturalmente, come Paolo sa, noi andiamo a reperire il materiale dai, dove lo andiamo a reperire? Dai ciclisti, ecco, i ciclisti oppure i rivenditori di biciclette che accumulano questo materiale dei vari clienti e poi ce lo regalano, quindi a spesa zero, ed è un beneficio enorme per la natura e per la salvaguardia dell'ambiente, come dicevamo prima. Andiamo avanti anche in questa descrizione perché è molto importante. Qui c'è un esempio di addirittura di spellatura del copertone, cioè in una mountain bike color nera dall'interno presenta un sottostrato di una importanza enorme che può essere impiegato per, vedete, l'effetto pelle, per creare dei personaggi con l'effetto pelle, di una morbidezza straordinaria. Quindi smembrando, separando, ma dobbiamo anche aggiungere una cosa molto particolare, che la smembratura, questa è una filettatura verde e così via, cioè trarre questo colore dal copertone che apparentemente è solo nero è un beneficio enorme sotto l'aspetto della realizzazione delle opere, e quindi quello estetico. Come dicevamo prima, questi campioncini sono tratti dal copertone. Come potete vedere c'è il classico, che è una mountain bike nera dentro e fuori, che poi presenta vari ricami e varie caratteristiche che si applicheranno poi secondo la progettualità dell'opera che si andrà a decidere. Poi abbiamo questo copertone da competizione, cosiddetto copertoncino, che è usato dai ciclisti professionisti e presenta due coloriture, guardate che meraviglia, dentro il senape, fuori questo rosso con effetti vinaccia. Addirittura questo copertone qui smembrato nelle due stratificazioni, perché i copertoni hanno anche delle stratificazioni, abbiamo il blu all'interno e all'esterno il nero. Qui c'è invece un esempio di raspatura dell'interno di questo copertone per mountain bike che ci dà addirittura il verde. E poi quella lì che abbiamo già visto, color latte. Questo invece è un copertone per bambini, cioè una mini mountain bike. Guardate che meraviglia questo colore, perché noi attingiamo, dobbiamo dire anche questo, che noi attingiamo da tutti i tipi di copertoni, questo è importante, cioè dalla bicicletta del bambino di 2-3 anni fino al vecchietto che va sulla bici di ultra ottantenne, quindi sono tutti importanti e tutti impiegati per la realizzazione delle opere. Naturalmente, come Paolo sa, noi andiamo a reperire il materiale dai, dove lo andiamo a reperire? Dai ciclisti, ecco, i ciclisti oppure i rivenditori di biciclette che accumulano questo materiale dei vari clienti e poi ce lo regalano, quindi a spesa zero. Ed è un beneficio enorme per la natura e per la salvaguardia dell'ambiente, come dicevamo prima. Andiamo avanti anche in questa descrizione perché è molto importante. Qui c'è un esempio di addirittura di spellatura del copertone, cioè in una mountain bike color nera dall'interno presenta un sottostrato di una importanza enorme che può essere impiegato per, vedete, l'effetto pelle, per creare dei personaggi con l'effetto pelle, di una morbidezza straordinaria. Quindi smembrando, separando, ma dobbiamo anche aggiungere una cosa molto particolare, che la smembratura e la separazione degli strati
avviene, e Paolo si commuove perché vede tutte le operazioni giorno per giorno, avviene solo se il copertone è strausato, cioè se ha una usura assolutamente forte, cioè se ha vissuto sulla strada, è stato sotto le intemperie e ha quindi ha avuto un indebolimento dei materiali e quindi una maggiore lavorazione per quanto ci riguarda. Quindi più è vecchio e meglio è. Se è nuovo non si possono fare queste operazioni perché la vulcanizzazione della gomma è talmente forte che non ci permette questo tipo di separazione dei vari sottostrati. Quindi l'usura del tempo ci viene in soccorso anche stavolta. La natura ci aiuta a realizzare le nostre opere. Una cosa importante è che la varietà, perché come dicevamo prima, il progetto di questa tecnica nasce dalla carrozzina, ma noi perché abbiamo esteso sulla bicicletta, sui copertoni e le camere d'aria anche di bicicletta, perché la camera d'aria non ne abbiamo parlato, ma è pure importante perché è più sottile e poi ha l'effetto liscio e serve per determinate operazioni. Ma estendere la reperibilità del materiale alle biciclette, alle copertone e camere d'aria di biciclette, è stata una decisione assolutamente conseguenziale, cioè non è che sono più pregiate di quelle delle carrozzine, quelle gomme, le gomme di bicicletta, ma ci permettono una varietà di caratteristiche estetiche notevoli, perché su 100, 1000 biciclette noi abbiamo più possibilità di attingere e quindi formulare delle idee che poi sul piano artistico sono più estese rispetto a una limitazione. Quindi l'uso, l'idea di andare a reperire il materiale di copertone e camere di biciclette è solo un fattore di quantificazione e di possibilità operative più vaste, ma l'idea nasce sempre dalla carrozzina, l'abbiamo detto. Adesso questa nostra chiacchierata praticamente a che cosa mira? Mira a soprattutto questa documentazione di stamattina a un uso esclusivamente o prevalentemente didattico, se non addirittura pedagogico, perché estendendoci poi più avanti si potrebbe avere anche un approccio di questo genere. E il valore didattico che è esemplificato dalla nostra dimostrazione è molto importante e dovrebbe entrare nelle scuole, almeno possiamo anche proporre una prima idea sperimentale e poi estendere anche a livelli più strutturati, più diciamo istituzionali e di programmazioni molto, molto serie, molto importanti. E in ogni caso questo documento dovrebbe essere diffuso già da adesso nelle scuole, anche dell'infanzia e delle scuole elementari e scuole dell'obbligo, perché l'approccio del bambino deve essere iniziale, non puoi aspettare che diventi un adolescente per fargli vedere una cosa del genere. Deve avere una familiarità già da piccolo, magari seguito, perché poi c'è anche una pericolosità di creare delle situazioni anche ad operare attrezzatura che potrebbe essere diciamo molto pericolosa per il bambino, ma seguito è da operatori che hanno già un'esperienza
poi potrebbe diventare un ottimo artista, un ottimo artigiano, perché c'è da dire pure che si può impiegare questo materiale nel campo dell'artigianato. Questo è un altro discorso che poi ne parleremo in un secondo momento, ma prevalentemente stamattina abbiamo fatto questa dimostrazione per mettere in evidenza come la tecnica della gomma, il riciclo di questo materiale è di una nobiltà veramente assoluta. Noi continueremo in questa esperienza, giusto Paolo? Unitamente a realtà tipo associazioni oppure anche persone che hanno già una tendenza a questo tipo di esperienza, e il nostro laboratorio è aperto anche al pubblico, a tutti, affinché possano venire ad attingere o perlomeno a documentarsi su questa nuova proposta. Dove ti trovi? Qual è l'indirizzo se ti vogliono venire a trovare? L'indirizzo è via Santa Maria delle Grazie, ex Circolo Anziani, non lontano dal comune di Sorrento, piazza Sant'Antonino, nella città di Sorrento. Siamo quasi sempre aperti, vi forniremo anche un recapito e vi aspettiamo. Naturalmente, la finalità di questa idea non ha nessuno scopo di lucro, ci sono delle proposte poi per realizzare altre, diciamo, realtà importanti che si collegheranno in un secondo momento. Comunque, noi vi salutiamo. Paolo, eccolo qua, uno degli artefici. Buongiorno. E faremo altri tipi di chiacchierate, altri tipi di conversazioni su questo tema assolutamente prioritario in relazione alle tematiche, alle problematiche che l'umanità sta attraversando, e dare un beneficio notevole alla nostra società, alla nostra cultura. Ciao. Ciao. Nella maniera giusta. E creare quello che si vuole. Noi siamo. E nel pratico, voi prendete un copertone come questo Come qui, prendiamo il copertone? Lo lo tagliamo. tagliate. Lo priviamo delle due anime laterali e diventa già materiale da composizione. Vedi? Perché la malleabilità, questa gomma, lei può dire anche: ma perché non avete, perché non si può riciclare la plastica, non si può riciclare il legno, non si può riciclare i tessuti, non si può riciclare il metallo? Certo, tutto buono per riciclare, ma a noi ci interessa la gomma, poi un altro fa un altro materiale, anche perché la gomma è affidabile sotto l'aspetto della robustezza. Una plastica, come la lavori? Come la fermi, come la blocchi? Scivola. Questa no. Con una semplice colla da calzolai, Quindi gli mastice. strumenti del mestiere quali sono? Una semplice colla e delle forbici. Forbici, un taglierino, il mastice, un taglierino e una forbice. Riuscite a ricreare E poi questo. dei chiodini, alla fine chiodini, ci vogliono questi per bloccare tutto alla fine, perché solo il mastice potrebbe essere un po'. Debole. E a lungo andare si potrebbe togliere il pezzo. Vedi quel pezzo, questo bassorilievo in gomma policroma? Questo è tappezzato da milioni di chiodini che non si vedono perché poi noi li camuffiamo, no? Che fermano in cemento. Questo quando è poi sotto la pioggia, non succede niente. Bellissimo. Scoperto una nuova forma d'arte che non conoscevo. Ma questo è destinato a salire, questo è destinato ad andare oltre le barriere, guardare, oltre le mura Da domestiche. quanti anni? Noi siamo dal 2009-2016, non c'è più memoria di
di me. Da quando abbiamo cominciato? 2009 abbiamo cominciato a progettare. Decoriamo le ruote, si vede, questa è una ruota decorata con la gomma. Sì, ma infatti io ho visto passare un sacco di volte per il corso, per Sorrento. Ma noi adesso siamo qua a lavorare. Guarda la bellezza che si nasconde nei copertoni. Questo copertone è spaccato a metà all'interno, guarda che filetti! Ma tu ti rendi conto? Questo è oro, questo è. Guarda. Sì. Da qua sai che ci ricavi tu? Ma la meraviglia delle meraviglie. Che poi questa scoperta è venuta nel tempo. Noi abbiamo lavorato sempre sul nero per quasi 10 anni. Il primo lavoro con piccoli timidi tasselli a colori è stato questo. Questo è stato il primo, che è del 2019. Ma okay. Prima di questo tutti sul nero sono uscite le nostre opere. E per cui ignoravamo, cioè ignoravamo il colore, pensavamo che copertone. Ma se tu vai a vedere, guarda questo qua all'interno, tu puoi usare anche gli interni, guarda che bel rosa, guarda. Che ci esce qua? Sì, ma che ci penso, c'ho due copertoni verdi. No! Sì! No, quando me li porti, scusa. Sì, te li porto. Paola, che bello, lo stiamo cercando, perché ci serve. Grazie. Sono verdi. Verdi come questo, più o meno. Che bello. La vecchia bici, glieli cambiai. Mini mountain bike, quella piccolina. Esatto. E come te li trovi? E li comprai un sacco di anni fa, vado in bicicletta. E mi ritrovai questi copertoni. Ma li puoi portare? Certo che li porto. No, forse non ti scorderai sicuro. No. Mo adesso che ho scoperto tutto questo sarà il mio primo pensiero. Quando ci riporti? Aspetta, ora ti diamo il numero nostro. Sì. Le scappi a Dio. Quello che vedete qua sono tutti copertoni e camere d'aria di carrozzelle e biciclette vecchie. Si vede infatti. Ti piace? Particolare, eh? Sì, hai visto? Guarda, questo è tutto nero, il copertone classico nero delle mountain bike, vari tipi, vari modelli. E il ricamo ti suggerisce l'idea della collocazione. Perché queste piumaggio vengono da questo qui. Scrivo io, poi magari se vuoi dire qualcosa tu. Quel piumaggio che voi vedete, qua ci sono i campioni. Vieni. E noi è un progetto internazionale che si collega anche con la vostra attività, perché se apriamo il museo, che succede? Che affluiscono anche dei visitatori particolari da tutto il mondo. Voi dovrete preparargli anche una proposta enogastronomica particolare. Qui a Sorrento? Sì. Sì, è tutto collegato. Questo laboratorio dove lo volete aprire? Qui? Il laboratorio ce l'abbiamo qua, dobbiamo fare il museo, ma... Museo internazionale di opere d'arte sul tema della disabilità, finalizzata alla ricerca artistico-scientifica. Oh. È un progettone. Allora, spettacolo. Guardate qua questo piumaggio del rapace che diventa l'amico della persona in difficoltà, perché poi noi ci sono pure i contenuti e i significati, perché ci vorrebbe tempo per spiegarli. E questo invece? Questa è una Santa Cecilia. Protettrice dei musicisti. Santa Cecilia è protettrice dei musicisti. Vedi che accoglie tutti i musicisti, abili, diversamente abili, professionisti, appassionati di musica. Sì, qui si può intravedere. Brava la carrozzina. E queste sono quattro tipi di mountain bike, di gomma, di moto, che fanno la cornice. Si vede che è una cornice in gomma? Sì, si vede. I prodotti, vi dai i campioni? E dalla produzione come parte tutto? Voglio, ci vuoi mettere in difficoltà? Cioè, i progetti? Come nascono le opere? Mi faccio una domanda? È come se io gli dicessi a lui, Paolo ride, come nasce un piatto particolare? Con la fantasia, la creatività, un po' di esperienza,
un po' di studio, perché c'è scienza e arte anche nella enogastronomia, c'è scienza e arte. Non ti scordare mai, non andare mai, non pensare mai che un piatto nasce solo da una programmazione altamente scientifica, se no sei inguaiato, non attirerai mai nessuno. Se in mezzo alla preparazione scientifica c'è anche la creatività artistica, quel tuo piatto farà un furore enorme, come anche nel suo settore. Come potete notare qua c'è il copertone nero classico, però ci sono anche copertoni con colore. Quella è la bellezza, scoprire i prodotti della terra. E i prodotti, in questo caso la gomma, il copertone. Tutte usate poi? Sì, tutte usate. Solo usate. Noi non ne vogliamo, da quella porta non devono mai entrare copertoni nuovi, perché ci diamo una e lo facciamo rotolare. Ma perché? Perché il nuovo non ci comunica niente. Quello usato ha vissuto, è stato sulla strada, sotto le intemperie, sotto la pioggia, sotto il freddo, sotto il gelo, e ci comunica qualcosa. Noi lo pigliamo e lo riqualifichiamo. Guardate questo ultimo lavoro, guarda. Questo è solo copertone policromo, qua non c'è ombra di colore. Questo è tutto a gomma naturale del colore della fabbrica. Vissuta, vedi che è vecchia. Il vissuto, consumata. Il vissuto ti dà l'emozione. Qua ci sono migliaia di clienti, di ciclisti, ma migliaia, non centinaia, che poi noi siamo andati a prendere i loro copertoni, chi ha avuto un incidente, chi è stato con la fidanzata sulla bicicletta, chi è camminando, è scivolato, ha rotto la bicicletta, chi è andato a comprare un copertone in un punto, poi dopo l'ha cambiato. Qui ci sono delle storie incredibili. È riuscito a trovare facilmente i copertoni? Senti, se tu vai dai rivenditori di biciclette, te ne danno a volontà, guarda. Gratuitamente, poi è un materiale che non si paga. Ecco perché il discorso del riciclo, il discorso dell'ambiente, il discorso dell'inclusione, il rispetto per l'ambiente, il progetto del museo. Far capire all'umanità che le due grandi sfide del futuro che dovremo andare ad affrontare sono due, e non ce ne sono altre per la nostra salvezza e il nostro progresso: inclusione e rispetto per l'ambiente. E questo lo puoi fare con l'arte, con la gastronomia, con le attività turistiche. Basta allinearsi nella maniera giusta.